Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova bellissima puntata di Dalla parte degli animali. E guardate che questa sarà una mattinata davvero speciale, perché avremo dei servizi meravigliosi, conosceremo dei personaggi che vi affascineranno. Poi quattro zampe meravigliosi, proprio come te, piccolina, vero? Vi piace? Guardatela, Buffy si chiama, guardate questo musetto. Lei è una randagina della Puglia, insieme al suo fratellino Charlie è arrivata qui al nord, perché sapete, noi cerchiamo ogni settimana di far salire tutti i cucciolini senza casa che si trovano sulle strade del mezzogiorno e di regalare loro una nuova opportunità. E è quello che è successo anche per Argo, un delizioso cagnolotto che arrivava da Catania e che ora ha trovato casa insieme a Katia e alla sua bellissima famiglia. Non ci credete? Guardiamo queste immagini. Ciao a tutti, sono Katia. Io Massimo. Io Giorgia. Sara. Siamo la famiglia di Argo. L'abbiamo conosciuto con il nome Leo guardando la trasmissione Dalla parte degli animali e ci siamo innamorati soprattutto del suo musetto nero. L'abbiamo portato a casa, si è trovato subito bene e noi con lui. Volevamo consigliare a tutti di adottare sia cagnolini piccoli o adulti. Fanno tantissima compagnia e danno veramente tantissimo amore. Volevamo ringraziare Michela e ciao a tutti. Ciao. È davvero una grande soddisfazione aver fatto una cosa bella, aver cambiato la vita di Argo. E allora, amici, vi chiamo subito alla prova. Andiamo insieme al rifugio di Modena per dare una casa alla dolcissima Mila. Lei è Mila e la sua storia praticamente viene da un canile del nord vicino a Milano che ha chiuso e lei è rimasta praticamente senza un rifugio, l'abbiamo ospitata noi e è rimasta con noi. È adatta a tutte le famiglie, anche con bambini, con gli altri cani essendo libera nel branco, non ha problematiche né con maschi né con femmine. Se volete adottarmi, molto volentieri, io vi aspetto, sono Mila, 3 anni, sono al rifugio. Ci porterà e qualcosa di nuovo si troverà. Ma non ha uno sguardo simpaticissimo questa cagnolotta? E poi deve essere bella tranquilla, quindi è sicuramente adatta anche a una persona non più giovane. Quindi non perdete tempo, telefonate subito al rifugio di Modena per dare una casa a Mila al 347 6864 664 oppure come al solito scrivete a portami a casa chiocciola dalla parte degli animali.it e la nostra Mila cambierà la vostra vita. E ora amici, come spesso facciamo, ci siamo divertiti a rivolgere agli italiani una domanda particolare per capire meglio qual è il loro rapporto con i quattro zampe che vivono sotto lo stesso tetto. Bene, la domanda di questa settimana è questa: il tuo cane ha il sesto senso? Vediamo insieme le risposte. I cani sicuramente hanno un sesto senso, le mie probabilmente captano il mio stato d'animo la mattina prima che me ne accorga io. Leon, quando si rende conto che io o qualcuno dei miei figli siamo un po' tristi, diventa ancora più affettuoso del solito. Sicuramente un'abilità pazzesca a sentire quando arriviamo a casa, tipo sentendo la Vespa a 10 km. Si alzano dalla cuccia, si agitano, si mettono dietro la porta. Beh, sicuramente i cani hanno un sesto senso. Quello del mio cane è quando si mangia. Il sesto senso del mio cane penso che sia... sente le cattive intenzioni. Lei soprattutto percepisce quando per esempio arriva un temporale, quando i tuoni, i lampi, il terremoto. Le scosse di terremoto, il mio gatto già il giorno prima emetteva questi miagoli che loro a volte fanno, no? Wow, wow, wow. E se noi abbiamo qualcosa che non va, lui lo sente. Istintivamente vanno incontro ad alcuni, abbaiano ad altri. Delle simpatie indubbiamente le hanno. Forse è sesto senso? Forse. E siamo arrivati al momento delle nostre meravigliose storie, quelle di persone che hanno dedicato tutta la loro vita agli animali, a studiarli, ad aiutarli, a salvarli. Oggi è la volta di Giovanni Granati, che ha unito quelle che sono le tecniche classiche della falconeria
alle moderne tecnologie. Non vi dico nulla di più, guardate insieme queste immagini meravigliose. La passione per i rapaci è nata quando ancora abitavo a Roma, ma vedevo dalle finestre questi predatori volare. Praticamente sognavo di poter diventare falconiere e dedicarmi a questi animali. Sono seduto su un grattacielo. Quello che stiamo per fare adesso è una simulazione di ritrovamento di un falco. Il fine è gestire questi animali in totale libertà e poterli seguire attraverso dei GPS. In pratica adesso abbiamo liberato il falco a circa 2 km di distanza dal punto dove partirà questo drone. In questo modo poi attraverso i droni riusciamo in qualche modo a sincronizzarci, a inseguirli e poi attraverso il logoro, che è la finta preda, far partire una vera e propria simulazione di caccia che servirà al falco per potersi muscolare. Eccolo, si sta muovendo, Me lo dà 1 chilometro adesso, Io mi occupo della progettazione, dello sviluppo, del pilotaggio dei mezzi. Simo, scendi un pochino di quota. Con Giovanni abbiamo iniziato questo progetto per aiutare attraverso degli esercizi la riabilitazione muscolare dei rapaci. 8,55, 362, 330, vai un po' più piano, ce l'hai dietro! Fine di tutto quello che stiamo facendo è studiare la muscolatura di questi animali per poi sviluppare delle tecniche e teorie che poi vengono applicate negli animali da reintroduzione. L'importanza di questo progetto pionieristico nel suo genere, che vede l'unione tra la falconeria classica e le moderne tecnologie, ha avuto un riconoscimento anche a livello internazionale. Bisogna pensare che i rapaci, nel momento in cui subiscono dei traumi, che possono essere fratture o traumi muscolari, dopo un congruo periodo di ospedalizzazione, debbono essere riabilitati, rimuscolati, affinché possano recuperare appieno le loro facoltà e quindi tornare in natura senza avere grossi problemi durante il volo e durante la caccia, perché possono passare facilmente dall'essere predatori a diventare preda. La mia finalità di tutto questo lavoro, questo mestiere, questa arte, è proprio quella di riuscire a trovare un canale per poter aiutare i rapaci selvatici, quello che stiamo facendo adesso proprio attraverso le moderne tecnologie. Meravigliose queste immagini, Giovanni, bravissimo davvero. E ora, amici, impariamo divertendoci. Sì, è arrivato il momento della nostra rubrica Forza si fa scuola. Quindi, cagnolini accanto alle vostre mamme e ai vostri papà, un premietto nelle mani, tutti pronti e ascoltiamo la nostra Susanna. Oggi, per una nuova lezione di Impariamo divertendoci, siamo qui con Arwen e vi insegneremo a fare la camminata sui nostri piedi. Tenendo un premietto in mano, per prima cosa posizioneremo il cane dietro di noi e lo faremo passare sotto le nostre gambe. Quindi lo portiamo dietro, lo attiriamo davanti e lo premiamo in questa posizione. Adesso muoviamo un pochino i piedi sulle sue zampe in modo tale che, brava, l'aiutiamo a muovere le zampe. Brava! Anche l'altro. Bravissima! Quando il cane è in questa posizione, premiamo bene. Proviamo a camminare in avanti. Avanti. Bravissima! Ora proviamo con Mila, che non lo ha mai fatto. Vediamo di fare qualche passaggio semplice e cerchiamo di capire cosa riesce a fare. Vieni. Allora. Vieni. Molto brava. Con un premietto davanti al naso cerco di spingere il suo naso e quindi la sua zampa destra verso il mio piede. Brava! Oggi abbiamo visto con Arwen l'esercizio della camminata sui piedi.
È un esercizio che aiuta molto a migliorare la vostra relazione, la fiducia verso di voi e la fiducia in se stesso nel cane. Ci vediamo alla prossima lezione di Impariamo Divertendoci. Brava Arwen, ciao! E in questa bellissima domenica primaverile ho il piacere di dare il benvenuto alle unità cinofile antiveleno dei Carabinieri Forestali, che un grande lavoro svolgono in difesa della salute di tutti. Spieghiamo bene cosa fa un cane antiveleno. Il cane antiveleno è addestrato a cercare e segnalare esche, bocconi e carcasse avvelenate. La bravura del cane antiveleno consiste nel fatto che riesce ad individuare materiale tossico senza toccarlo, quindi lavora senza guinzaglio, quindi libero e senza museruola. C'è un esercizio in cui il vostro cane trova i proiettili lasciati sul suolo dai bracconieri. Sì, praticamente anche questa è un'altra tipo di ricerca, appunto, che facciamo per l'antibracconaggio, nell'individuare appunto armi o proiettili. Il modus operandi è quasi sempre lo stesso, nel senso il cane cerca l'odore, una volta che ci arriva si avvicina sempre di più fino a portarci esattamente sul punto dove sono questi proiettili o armi. Ma come si riesce ad addestrare un cane, a riconoscere quindi queste sostanze tossiche senza che ovviamente ne venga in contatto? Il cane viene addestrato a riconoscere l'odore chimico di queste sostanze. Ogni cane ne conosce almeno una quindicina. L'attenzione del cane è spostata dal cibo, quindi dalla tentazione di mangiarlo, al gioco, nel senso che è talmente motivato sul gioco che non si sofferma ad annusare e a mangiare quindi l'esca. Questo è un compito davvero importante che serve a proteggere la salute di tutti noi e di tutti gli animali. Quindi io credo che a questi quattro eroi e a tutti gli altri componenti dell'unità cinofila antiveleno debba andare il nostro ringraziamento più sincero. Quindi io vi ringrazio di essere arrivati qui dalle vostre regioni questa mattina e insieme a voi voglio dare la linea al prossimo servizio, il maialino Pepito, che è stato salvato. E voi sapete che io adoro i maialini, sono tra i miei animali preferiti insieme ai cinghialini, insomma, quindi questo è un servizio che mi piace moltissimo e vi piacerà. Guardatelo. Ciao, sono Barbara e oggi vi voglio presentare il mio maialino Pepito. Per caso, tornando dal mare, con la coda dell'occhio avevo visto un maialino molto piccolo dietro un cancello, tutto ferito, a che mi sono fermata e ho chiesto al proprietario di casa se era il loro. Mi ha confermato che il maialino era il loro e mi aveva detto che tutti i fratellini erano già stati adottati, ma lui non lo voleva proprio nessuno perché aveva una predisposizione a farsi male, a ferirsi, al che gli ho subito chiesto se in caso lo avessi potuto prendere e mi ha detto di sì e così sta con me ormai da 3 anni. Pepito! Pepito da subito si è dimostrato un maialino riconoscente, molto affettuoso, ma non solo con me, anche con tutto il resto della famiglia. Lui, la caratteristica principale è che adora le coccole, adora essere accarezzato, baciato. Ha un carattere forte, ma la caratteristica forse principale è che sorride sempre, è sempre di buon umore. Adora farsi il bagno in tutte le stagioni. Se gli lascio una bacinella, lui almeno una volta al giorno ci si tuffa, si pulisce ed esce fuori tutto soddisfatto. E ora amici, qualche istante di pubblicità e ritorniamo subito con altre meravigliose storie che hanno per protagonisti sempre loro, i nostri piccoli amici. Eccoci di nuovo insieme con Dalla parte degli animali e con il nostro piccolo Charlie che cerca una famiglia. Ma di lui vi parlerò dopo perché ora
In adozione vi presento Sir Nicholas. Chi sarà Sir Nicholas? Beh, non indovinereste mai, un meraviglioso tacchino. Lui è Sir Nicholas, un tacchino comune, ha 2 anni, è di color grigio. Sir Nicholas mi è stato segnalato da una volontaria in un allevamento. Quando l'abbiamo trovato era rinchiuso in una gabbia, era totalmente sporco e privo delle sue penne. Ovviamente lo scopo era la vendita per il macello. Ha un bellissimo carattere, è meraviglioso. Riconosce il suo nome, ti risponde, ti viene incontro. I tacchini sono molto sensibili. Non sono assolutamente animali aggressivi, ma sono animali molto dolci e intelligenti. Sir Nicholas ama il giardino, quindi è un tacchino e ha bisogno di spazio, ha bisogno di prato, ha bisogno di verde e ha bisogno di amore. Se volete adottare Sir Nicholas, contattateci. Sir Nicholas arriva da un allevamento intensivo, sono posti terribili, vere e proprie fabbriche di carne, dove gli animali vivono una vita che non è vita, privati di ogni diritto, perché bisogna produrre di più a prezzi sempre più bassi. E tutto questo ha un costo altissimo per il nostro ambiente, per il consumo di suolo, di risorse idriche, per le emissioni, pensate, che sono più alte, quelle degli allevamenti intensivi, di quelle del traffico. Per non parlare poi di foreste, grandi polmoni verdi rasi al suolo per produrre mangimi per questi animali. Per tutte queste ragioni noi dobbiamo renderci conto che dobbiamo abbracciare uno stile di vita veg. Dobbiamo risparmiare la vita dei nostri fratelli, che sono creature di Dio proprio come noi, e quindi dobbiamo rispettarle, amarle e non macellarle, dando quindi una bellissima vita anche al nostro Sir Nicholas. Telefoniamo subito al 331-7058-886. Oppure, come al solito, potete scrivere a portami a casa @dallapartedegliani.it. E ora, piccolino, io e te andiamo a curiosare a casa di un personaggio molto noto e molto animalista. Scopriamo insieme di chi si tratta. Miau, miau, miau. Io sono Jack, ho 7 anni, sono molto dispettoso, faccio sempre i fatti miei e sono, ciao, 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 il gatto di Marco Predolin. Ciao, ciao. Io non ho deciso, vorrei un gatto. A un certo punto questo gatto l'abbiamo trovato, era abbandonato, era piccolo, era un batuffolo di cotone bianco, e quindi è arrivato Jack in casa, è andato in mezzo al letto e ha fatto la pipì sul piumino, proprio in mezzo al letto, tanto per dire, sono arrivato a casa vostra. Il rapporto è molto bello perché lui ci aspetta quando torniamo a casa. Appena mi sdraio, lui arriva, si sdraia, mette la testa sotto il mio mento e... Invece con Laura, Laura appena si muove, beh, Laura, cibo. Come vedete, questa è la cuccia di Jack, ovvero il nostro letto. Cioè lui praticamente passa le giornate qui e se ne sta tranquillo. A volte lo troviamo sotto il piumino, sotto la coperta, questa è la sua coperta. Così, gatto grosso, vedi quello. Per vedere anche il gatto cattivo, quello. Io ho imparato tantissimo dagli animali, sono un grande osservatore, infatti mi diverto anche a parlare con loro imitando un gallo, o la papera piuttosto che la pecora. Veramente osservare gli animali ti fa capire quanto animali siamo noi a volte. Jack fa esattamente il contrario di quello che io gli chiedo. Vieni Jack, vieni qua. Vieni, vieni, vieni. Io mi rispecchio molto nel carattere di Jack. A volte graffio e a volte soffio, come lui.
lo sento veramente molto, parte mia, parte della nostra famiglia. Jack è la nostra famiglia. Per esempio, se sto male, se ho mal di testa, non mi sento bene, lui viene come se volesse coccolarmi, una cosa molto strana. Dalla famiglia Predolin vi salutiamo. Jack, saluta. Miau. Come fai? Vuoi salutare? Ha salutato a modo suo. Ciao a tutti. Ciao, ciao. La vedete questa bella cagnolina? Ha solo 4 mesi, si chiama Stella, arriva dalla Sicilia ed è la protagonista dell'adozione live di oggi. La sua storia ce la racconta Isabella, la volontaria della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, che ora l'ha in carico. Isabella, dici un pochino di questa dolcezza. Stella arriva dalla Sicilia, era stata abbandonata con i suoi fratellini per strada e rischiavano appunto di essere anche investiti dalle auto. Per fortuna dei cittadini li hanno trovati e li hanno messi a salvo e consegnati ai nostri volontari e li hanno portati poi al nord per cercare una famiglia. E questa famiglia l'abbiamo trovata, Isabella. Eh sì. E come sono? Sono giusti per lei? Sì, sì, assolutamente. È una famiglia con 2 bambini piccoli. Vabbè, ma allora ti divertirai un sacco. E anche un fratellone a 4 zampe. Beh, che puoi desiderare di più? Noi, amici, come ogni domenica, vogliamo mandare in onda un servizio dedicato ai volontari, a questi meravigliosi ragazzi come Isabel. Quanti anni ha Isabel? 20. 20. E dedichi il tuo tempo a salvare chi ne ha bisogno. Guardiamolo insieme. Ciao, sono Katia. E lei è Lupa. Sono Veronica. E loro sono i miei 3 moschettieri. Il motivo per cui faccio volontariato è che è un'attività estremamente pagante. Faccio volontariato perché, avendo del tempo libero, ho deciso di dedicarlo per gli animali. Ogni volta che curo gli animali e quando arrivo a casa sono molto soddisfatta. L'amore per gli animali è emozione. Per contribuire al benessere dei cani e dei gatti in cerca di una nuova famiglia, abbiamo pensato di donarvi 240 kg di alimenti Monge. Grazie Monge per le donazioni. Le donazioni sono importanti perché sono il primo passo per aiutare le associazioni di volontariato. In questo modo riusciamo a aiutare gli animali che non hanno una famiglia o che sono in difficoltà. Il mio animale preferito è la tartaruga. Il mio animale preferito è il cagnolino. Ciao Lucky! Meglio un 4 zampe oggi che nessun 4 zampe domani. Tra il mio fidanzato e lui, scelgo lui. Il mio cantante preferito è Rama. Il mio cantante preferito è Mango. Nera come la tua schiena. Il mio piatto preferito è il risotto con i funghi. Sono dalla parte degli animali! Siamo dalla parte degli animali! Dove vai? E ora ci spostiamo a Macerata per conoscere il piccolo Turbo. Oggi vi presento Turbo. È un meticcio, ha 3 mesi e quando crescerà sarà una taglia medio grande. La sua è la classica storia del cucciolo non voluto. Un ragazzo l'ha regalato alla sua fidanzata, ma la famiglia non era d'accordo, non l'ha voluto. E per questo è arrivato alla nostra associazione. Turbo si chiama così perché ama correre ed è un vulcano di energia. È un giocherellone, ama stare con i bambini, ama giocare, ama correre nel giardino e gli spazi verdi. Turbo sta cercando una famiglia, questa volta per sempre, che non si sbarazzi lui alla prima occasione, una famiglia che lo renda felice, perché Turbo non è un pacchettino regalo e ha bisogno di una famiglia che gli dà tanto amore. Certo che una storia come questa è davvero doppiamente censurabile. Intanto perché non si può regalare un cucciolo come si regalerebbe un oggetto. Ma non è così che funziona, perché la scelta di allargare la propria famiglia a un nuovo membro deve essere compiuta consapevolmente da tutta la famiglia, dal papà, dalla mamma, dai figli, perché vivrà con noi almeno 15 anni. E poi veniamo a chi ha ricevuto Turbo in regalo. Ma come avete fatto a portarlo in canile? Ma non avete visto che meraviglia che è? Vi siete persi una grande occasione, quella di convivere con un cagnolino meraviglioso. Ma è un'opportunità che coglieranno i nostri telespettatori, adottando subito il piccolo Turbo. E quindi
Quindi telefonando al 320-43-43174, oppure, come sapete, potete sempre scrivere a portami a casa chiocciola dalla parte degli animali.it. E adesso siamo arrivati al momento dedicato ai più piccoli. Forza, ascoltiamo insieme la domanda di Aurora. Ciao Michela, io mi chiamo Aurora e questa è la mia gatta Neve. Ti volevo fare una domanda, ma perché alla mia gatta gli piace entrare nelle scatole? È una giusta osservazione la tua, Aurora, perché ai nostri gatti piace davvero molto rifugiarsi nelle scatole. E sai perché? Perché loro sono predatori e quindi geneticamente per loro è normale cercare degli angoli e dei rifugi nei quali nascondersi per poi saltare addosso al loro nemico, che in questo caso immagino sia un giochino che tu porti al tuo micetto piuttosto che il tuo piedino o qualcosa con il quale gli piace giocare. Ma adesso, Aurora, rimani con noi e anche voi bimbi rimanete con noi, perché è arrivato il momento del nostro Lucky Cartoon. Ciao Michela! Di chi ci parli oggi? Dell'animale più alto del pianeta, la giraffa! L'avrei indovinato anch'io. A te, Lucky! La giraffa è originaria dell'Africa e le popolazioni più consistenti si trovano in Africa orientale e meridionale, nelle zone aride ricche di acace come le savane, le praterie e i boschi aperti. È il mammifero più alto del mondo. I maschi raggiungono i 5,7 metri di altezza fino alla punta delle corna, mentre le femmine sono più basse di circa un metro. Soltanto il collo è lungo 2,5 metri. Il mantello è maculato e permette all'animale di mimetizzarsi con l'ambiente. Gli occhi sono molto grandi e la lunga lingua blu si spinge fuori dalla bocca di quasi 0,5 metri per afferrare le foglie fra i rami spinosi delle acace. Negli ultimi 30 anni la popolazione di giraffe è calata drasticamente nelle sue aree native, oltre il 40%, facendo entrare di diritto la twiga, giraffa in lingua swahili, tra le specie a rischio d'estinzione. Bravissimo Lucky, è davvero molto interessante questo tuo spazio. Ma adesso Lucky, rimani qui e ascoltiamo quello che la nostra Maria Silvia D'Alessandro, l'avvocato della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, oggi ci racconta. Risponde alla domanda di un telespettatore che chiede se sia vietato tagliare ai cagnolini la coda e le orecchie. A te Maria Silvia. Il taglio della coda e delle orecchie, così come anche l'asportazione dei denti o delle corde vocali, è punita ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale, cioè il reato di maltrattamento di animali, con la reclusione da 3 a 18 mesi e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Vi è però un'eccezione: questa pratica è consentita se effettuata dal medico veterinario ai soli fini terapeutici. Purtroppo però la caudotomia, cioè il taglio della coda, è consentita anche per alcuni cani da caccia, perché durante la pratica la coda potrebbe danneggiarsi o rompersi. Auguriamoci però che questa pratica possa essere presto rivista, in quanto, come sostenuto da tutti i medici veterinari comportamentalisti, la coda è un organo fondamentale per l'espressione delle emozioni del cane e anche per mantenere l'equilibrio corporeo dello stesso. E siamo arrivati, amici, al momento in cui consegneremo la nostra piccola Stella, quella cucciolina meravigliosa color biscotto che avete visto prima tra le braccia di Isabel e le mie, alla sua famiglia, che conosciamo intanto attraverso la scheda. Benvenuta a Cristina, a Giovanni e al piccolo Emilio, che quanti anni mi hai detto che hai? 5. Ah vabbè, ormai sei grande, quindi tu sei molto amico di questo tuo cagnolone che avete fatto arrivare dalla Sicilia, vero Cristina? Sì, dalla Sicilia. Si chiama Emilio questo cagnolone? Poli. Poli, ma è bravo? Un po'. Ah, mi sembra... Alcune volte mi spinge. Beh, ma perché è ancora giovane, immagino, che abbia molta voglia di correre. Ma tu lo fai giocare? E questa cagnolina, Stella, dimmi un po', l'hai scelta tu? Sì. Cristina, avete pensato, dopo aver adottato Poli dalla Sicilia, di fare un altro gesto nobile? Sì, abbiamo pensato di prendere una sorellina per lui e una compagna di gioco per i nostri bimbi.
E come l'avete scelta? Ma veramente l'ha scelta lui da una fotografia su un social, ha visto la cagnolina e se ne è innamorata. Ma ti posso dire che hai scelto davvero bene e ora la tua stella la facciamo entrare. Forza Isabel, portaci questa cagnolina meravigliosa. Eccola qui, guarda un po'. Ma quanto è bella, ma guardate, fate davvero un dettaglio di questi due cuccioli. Emilio con la piccola stella, questi sono i regali più belli che una mamma può fare a un bimbo. Sei contento? Certo. Era come la volevi tu, Emilio? Era come la immaginavi? Sei felice tu, Emilio? Sì, sì, al 100%. Al 100%! E direi, guarda che cagnolino meraviglioso! E tu ti occuperai di Stella, ormai sei un ometto. E io lascio questa meravigliosa cagnolina tra le braccia della sua nuova famiglia e mi collego con il nostro esperto che ci darà qualche consiglio molto molto importante. Sei d'accordo anche tu? Guardiamo il servizio. Oggi sono qui con Quala per rispondere alle domande di Sara relativamente al piano vaccinale. Le malattie per cui si vaccinano i cani seguono dei protocolli internazionali. La prima vaccinazione viene eseguita alle 6-8 settimane di vita ed è relativa al cimurro, alla gastroenterite virale e agli adenovirus. Questa vaccinazione viene seguita successivamente ogni 4 settimane da due richiami che comprendono anche la leptospirosi. Il protocollo vaccinale nel gatto prevede anch'esso due vaccinazioni che vengono eseguite alle 6-8 settimane e 4 settimane successivamente, che prevedono le vaccinazioni per la calicivirosi, l'herpes virus e la rinotracheite infettiva. Ricordiamo che tutti questi spot vaccinali possono essere richiamati annualmente o all'anno d'età successivamente. Anche nei coniglietti d'affezione riconosciamo un piano vaccinale particolare che prevede una trivalente che comprende malattie trasmesse da vettori. Vivere con un animale è un atto d'amore, comporta anche un grande senso di responsabilità, non dimenticatevi mai la sua salute. E ora amici ci spostiamo ad Arezzo per conoscere il bellissimo Cesare. Lui è Cesare, è un gattone di circa 8 anni, viene da Foligno, era in una colonia felina, non stava molto bene e hanno chiesto a noi, associazione Lo Scudo di Pan, di prendercene cura in miglior modo. È un coccolone, come potete ben vedere, e aspetta solo di essere adottato per essere coccolato ancora più che qui da noi. Quindi noi aspettiamo le vostre chiamate per l'adozione di Cesare. Sapete che il gatto è un animale meraviglioso e chi non ha mai avuto il privilegio di convivere con un micio non perda questa opportunità. Scoprirete che essere amati da un gatto è davvero un qualcosa di straordinario e Cesare riempirà davvero la vostra casa. Ma immaginatevi con lui sul divano mentre lo accarezzate come io ora sto accarezzando Charlie e poi che vi farà le sue dolci fusa qui sulle spalle o quando andate a fare la nanna sicuramente dormirà con voi come tutti i mici dormono con noi sul vostro cuscino. E non vi lascerà un istante e vi darà grandi e grandissime soddisfazioni. Non perdete tempo, dategli una casa. Telefonate subito al 333-9329-492 oppure, come sempre, potete scrivere a portami a casa @dallapartedegliannimali.it e vedrete che non vi pentirete di aver dato una casa al nostro Cesare. Ma adesso noi piccolino passiamo da questo bel micio bianco e rosso al mio randagione, al mio cane, alla nostra mascotte, al fantastico Lucky. Ciao amici! Iniziamo subito con le notizie dal mondo!
due orsi, Xuan e Mu, hanno passato insieme 17 anni di prigionia, rinchiusi in una cella al buio, senza mai poter vedere la luce del sole o interagire come due normali orsi. Ora sono tornati liberi. È successo in Vietnam, dove ancora centinaia di orsi vengono sfruttati per ricavare dalla loro bile l'acido urso desossicolico. Non solo plastica. I nuovi rifiuti prodotti dall'uomo, simbolo della pandemia, come mascherine e guanti in lattice, sono diventate trappole mortali che stanno minacciando la sopravvivenza della fauna. A sottolinearlo, uno studio condotto dai biologi del Naturalis Biodiversity Center. E adesso tocca a voi con i vostri video! Millie, mi sa che il bis non arriva. Hai ancora fame? Ehi, ma dove state andando? Cosa state cercando? Che bel gruppo di amici che siete! Terremotino, mi sa che ti sei ficcato proprio in un bel guaio! E ora guardate con me il prossimo video! Conosceremo un'associazione amica degli animali! Se anche voi volete mandarci i vostri video, scrivetemi a lucky@dallapartedegliannimali.it. Non dimenticate di seguire le pagine di Dalla Parte degli Animali sui social, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. E poi ascoltate la nostra radio ufficiale, R101. Michela, mi fa male il pancino! E non ho dubbi, Lucky, che ti faccia male il pancino, perché tu sei un golosone che si mangia veramente di tutto e che ruba tutto. E so che questo è un problema che è presente bene anche nelle vostre case, amici, perché seppur viene raccomandato dagli esperti e dai veterinari di non viziare i nostri cani, bene, non credo che ci sia famiglia italiana che non condivida il pranzo e la cena con i propri cagnolini, nel senso che stanno vicino al tavolo, vicino alla sedia, sono ben presenti e aspettano il bocconcino. Questo è un qualcosa che sì, forse andrebbe evitato, però qualche vizietto ai nostri cagnolini possiamo pure dargli. Però tu, Lucky, non esagerare. E proprio per parlare di cani, voglio mostrarvi questo servizio perché ci sono tante cose da scoprire che forse non tutti sanno. Lei è Azzurra, un golden retriever di 3 mesi e oggi è qua con me perché vogliamo parlarvi di questa età un po' particolare dei cuccioli. I cuccioli di cane nascono, a differenza delle altre specie, come ad esempio i vitelli e i puledri, incapaci completamente di vedere e di sentire. Infatti gli unici sensi che utilizzano sono l'olfatto, il gusto e il tatto, e sono quei sensi fondamentali per la ricerca della mamma, che sarà sua fonte di nutrimento e di calore nei primi giorni. In questi primi giorni di vita è importante che la mamma stia a contatto con la cucciolata affinché possa insegnargli quelle basi fondamentali come il gioco, il morso, la socializzazione con gli altri fratelli, per far sì che possa crescere come un adulto senza paure né timori. Far nascere dei cuccioli è una grande responsabilità, significa accudirli dal giorno in cui nascono fino al momento in cui entreranno a far parte della nuova famiglia. Significa inoltre gestire con amore e competenza quella che sarà la loro scuola di vita. È una scuola molto particolare in cui imparano giocando, conoscendo bambini, adulti, ascoltando suoni e rumori, attraverso i migliori maestri che esistono, la loro mamma e madre natura. E adesso, amici, ci trasferiamo a Cesena per l'adozione del cuore. L'adozione di un cagnolone meraviglioso che ha bisogno di voi, del vostro aiuto. Si tratta di Elio.
un cagnolone molto anziano e che ha una brutta esperienza alle spalle. Conosciamolo! Oggi vi presento Elio. Elio è il nostro ospite più anziano del canile, è un cane da caccia che è stato abbandonato all'incirca 2 anni fa, l'abbiamo trovato all'interno di un fosso e come tutti i cani anziani ha bisogno di tante cure e tante coccole. È un cane molto dolce e che cerca una famiglia che gli possa regalare i suoi ultimi anni all'interno di una casa e di un posto caldo. Venite per adottarlo. E voi sapete, amici, che i setter come il nostro Elio, i pointer, i segugi, tutti i cani che purtroppo vengono utilizzati, e questo è il verbo giusto, per la caccia, hanno in realtà un carattere meraviglioso, non farebbero del male a una mosca, sono animali dolcissimi e che se li fate entrare nella vostra casa vi sapranno ripagare con tanto tanto amore quello che Elio non ha avuto mai, perché come cavolo avete fatto ad abbandonarlo 2 anni fa, vuol dire a 14 anni, ma con che cuore, con che coscienza abbandonate un cane a 14 anni dopo averlo utilizzato per un'attività che è davvero crudele, quella di uccidere animali per il vostro divertimento? Ma vi guardate allo specchio la mattina, come fate? Io mi arrabbio, mi scaldo tantissimo quando vedo queste situazioni, perché non riesco a concepire che in un grande paese come il nostro, che è un paese amante degli animali, capitino ancora vicende come quella di Elio. Ma anche per questa ragione vi prego, dategli una casa, telefonate subito a Cesena al 338-2065-977 oppure come al solito scrivete a portami a casa @dallapartedegliani.it e a questa terribile avventura scriviamo davvero un lieto fine. Ma tu ti sei addormentato, piccolino, ma li vedete gli occhi del mio Charlie? Qualcuno fa un dettaglio di questo musetto, eh? Ma vedete che dolcezza questo cucciolino, questo randagino. Guardate, fra un pochino io vi dirò come fare per adottarlo, ma non prima di aver ascoltato i consigli della nostra nutrizionista Elena Pagani. Oggi siamo qui con Ambrogio in quanto il suo veterinario curante, il dermatologo, ha deciso di richiedere una consulenza nutrizionale per andare a favorire quella che è la ripresa del pelo in alcune zone che, come si possono vedere, è alquanto diradate. Tra i vari fattori nutrizionali chiave abbiamo sicuramente un bilanciato apporto di omega 6 e di omega 3. Gli omega 6 servono per andare a favorire quella che è l'integrità della cute, in quanto la cute la dobbiamo vedere come un organo attivo che va a proteggere l'organismo interno da tutti quelli che sono gli agenti esterni. Gli omega 3 invece vanno a favorire quella che è la risposta del sistema immunitario nei confronti di agenti come ad esempio l'infiammazione. Poi abbiamo altri nutrienti, pensiamo allo zinco. Lo zinco è fondamentale per il corretto assorbimento e sintesi degli omega 3. In commercio esistono diversi prodotti dietetici, quindi formulati con queste caratteristiche, per il particolare fine nutrizionale di favorire la funzione dermica in caso di dermatosi o eccessiva perdita di peli. Dopo un periodo di somministrazione, che è riportato in etichetta, allora a quel punto è possibile passare a un alimento di mantenimento che magari abbia un aumentato apporto comunque di omega 3 e di proteine altamente digeribili, così da mantenere in uno stadio ormai normale di salute quello che è l'integrità della sua cute. Parla a bassa voce perché non voglio svegliare questo meraviglioso cucciolone dormiente, ma vi do appuntamento tra qualche istante perché un attimino di pubblicità e ritorniamo subito e parleremo proprio di lui e della sua sorellina.
Eccoci di nuovo insieme con Dalla parte degli animali ed è arrivato il momento di presentarvi il mio piccolo Charlie e la sua sorellina Buffy, questi due randagini che arrivano dalla Puglia e Rosalie e Simone, volontari della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, li hanno salvati e oggi ci raccontano la loro storia. Sono stati catturati in un'isola ecologica, praticamente loro tantissimi ce ne sono in quest'isola ecologica. Quando si riescono a recuperare piccoletti così si riesce a dargli una speranza di vita normale. I loro genitori, tutti non si riescono neanche a prendere, quindi è un continuo prolificare, quindi non finiremo mai. Questo problema del randagismo è un qualcosa che fa veramente disonore al nostro grande paese. È vero. E non è possibile che nella nostra Italia ci siano situazioni come quelle che Rosalia ci descrive. Io lo dico sempre, voglio ribadirlo anche oggi, la nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente è in prima linea, in trincea per combattere il randagismo, perché è una piaga deplorevole che deve davvero scomparire dal nostro paese. Finché ci sarà anche solo un cagnolino randagio, noi non ci fermeremo. E quindi intanto preoccupiamoci di dare una casa a questi due piccolini. Allora, io credo che non sbagliamo se vi diciamo che diventeranno una taglia così, più o meno così, ma hanno un carattere dolcissimo, sono molto buoni e poi, come sapete, non è poi necessario avere un giardino anche per gestire un cane non di piccola taglia, perché per chi come il mio piccolo Charlie ha già sofferto tanto nei primi mesi della propria vita, avere il vostro amore sarà l'unica cosa importante, anche in una casa piccola piccola, ma insieme a voi. E quindi diamo a Rosalia subito il numero di telefono per adottare questi cuccioli che ora si trovano al nord. 339-222-3992. Oppure, come al solito, potete scrivere a Portami a Casa, chiocciola dalla parte degli animali.it. E questi due piccolini adesso io li saluto, li lascio andare nel loro rifugio dove aspetteranno le vostre telefonate. E amici, salvate sempre tutti gli animali in difficoltà, proprio come ogni settimana noi vi raccontiamo e vi spieghiamo che si può fare, perché ognuno di noi può essere un eroe. E poi guardate che chi salva una vita salva il mondo, questo è proprio vero, e sarete molto orgogliosi di voi stessi. E poi non dimenticate di mandarci sempre tutti i filmati di queste vostre imprese. Quindi io vi voglio dare appuntamento alla prossima puntata con gli occhioni dolci del nostro Charlie, con la sua sorellina Buffy, con i nostri volontari. Alla prossima domenica per una nuova Domenica in Famiglia, una Domenica italiana, una domenica dalla parte degli animali.